Il governo di Roma entra nel piano delle sue funzioni, ma qual è il giudizio dei capigruppo toscani sui primi interventi di Giorgia Meloni in Parlamento e sui programmi che ha annunciato? E quali aspetti di interesse emergono adesso per la nostra regione? Il dibattito nazionale, dopo quelli svolti più volte anche qui a Palazzo del Pegaso, si è concentrato molto sulla questione energia e quindi anche sul progetto del rigassificatore a Piombino, a cui intanto il commissario dell'opera, il presidente della Giunta Giani, ha dato il via libera. Il tema della transizione energetica è al centro anche del bando del premio innovazione, che è stato presentato prima a Pisa e poi a Firenze. Il bando scade il 7 novembre. Il linguaggio d'odio, soprattutto in rete e sui social, va fermato e il premio del Core, come quest'anno, va a tre bellissimi filmati di sensibilizzazione sull'argomento, un aspetto che condiziona molto la nostra società. Oggi vogliamo partire proprio da qui. Questo è grasso. Il colore lilla fatto con il rosa e il blu non è né per i maschi né per le femmine, bleh! Hai già finito? Questo pastello è rotto, ma colora lo stesso. Noi abbiamo voluto dedicare la scorsa festa della Toscana, che è la festa dei diritti, proprio a questa battaglia, una battaglia culturale contro il linguaggio d'odio che spesso troviamo in rete. È bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte, perché quello che accada, accada sempre meno. E ragazzi, voglio mandare un messaggio: non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo. E come il video che si aggiudica il primo premio termina con un colpo di spugna contro le parole d'odio, credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, essere a fianco a tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione. E allora compito delle istituzioni è quello di non voltarsi mai dall'altra parte, e di sostenere ogni iniziativa, ogni progettualità, andando nelle scuole per segnalare quanto oggi sia importante questa battaglia contro le parole d'odio. Vincitore del concorso Toscana Spot 2022 è il giovane Mattia Pagni, titolo Cancella l'odio. Le parole d'odio sono una componente che fa parte a questo punto della vita di tutti noi. E le parole sono come un filtro che si va a spiaccicare sopra i vetri, che ci permettono di vedere quello che è fuori, quello che è il mondo, e non ci permettono più di vedere quello che è di bello che c'è al di fuori del nostro mondo che ci ritagliamo. Se noi avessimo la capacità, avessimo il coraggio di cancellare, di pulire queste macchie che vanno a formarsi sulla nostra maniera di vedere il mondo, riusciremo anche a vedere la bellezza che c'è dietro a tutto questo. Al secondo e terzo posto rispettivamente Roberto Russo con Pastello Rotto ed Edoardo Giannini con Essere un Ater. Ogni anno il Comitato Regionale per le Comunicazioni, insieme al Consiglio Regionale, mette al lavoro giovani creativi su temi di grande attualità. Sì, ogni anno cerchiamo con questa occasione di coinvolgere i tanti giovani che lavorano nel settore della comunicazione attraverso gli spot, attraverso piccoli film, e cerchiamo di lanciare dei messaggi che sono legati alle tematiche che insistono sulle condizioni delle nostre
quotidianità. Quest'anno abbiamo voluto impegnarci sulle parole d'odio, perché consideriamo che quello che accade attraverso gli strumenti di comunicazione spesso grandi opportunità da una parte, ma anche molte insidie. E allora i giovani toscani hanno presentato alcuni spot molto belli, è stato difficilissimo selezionare i migliori, lo abbiamo fatto con fatica facendo emergere tre bellissime esperienze. Tra le iniziative di questi ultimi giorni c'è ancora la presentazione, questa volta a Firenze, del Premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci. La settimana scorsa ne abbiamo ampiamente parlato con un servizio dall'Università di Pisa. Ora siamo all'Ateneo Fiorentino e Silvia Remondetta, presidente del comitato promotore, ricorda la scadenza ormai imminente e spiega come partecipare. Si partecipa a questo premio attraverso un bando che è attualmente aperto fino al prossimo 7 novembre, si va sul sito del premio premioinnovazionetoscana.it, si scarica tutta la documentazione disponibile, si va sul sito di Sviluppo Toscana che è il soggetto che gestisce tutti i bandi di questa regione e si presenta domanda. Possono partecipare sia le imprese di tutti i settori, di tutte le dimensioni, le start-up innovative, gli spin-off accademici, ma anche i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici che possono concorrere, soprattutto per valorizzare i tanti brevetti che fanno eccellente questo territorio. Si aspetta dalla chiusura del bando, che appunto avviene il 7 novembre, circa un mesetto e mezzo, per poi avere gli esiti di questo premio che concede 9 premi in denaro, che comunque vanno dai 5 ai 15 mila euro e sono anche un'opportunità finanziaria, ma soprattutto una vetrina per le imprese, e si ha la premiazione da parte della Confindustria Toscana e del Consiglio regionale all'interno di una cerimonia che vuole essere anche un evento che richiama l'attenzione della Toscana, ma del nostro paese, sull'importanza dell'innovazione e soprattutto sulle due grandi transizioni industriali a cui quest'anno vuole dedicarsi il premio, che sono la transizione digitale e la transizione ecologica ed energetica. Ai temi della transizione energetica, peraltro, sono dedicate molte iniziative che l'Assemblea regionale accompagna e favorisce. E lo stesso presidente Mazzeo partecipa alla presentazione della nuova cattedra UNESCO in energia sostenibile presso l'Università di Pisa. Qualche ora prima, Firenze aveva presentato insieme al sindaco e agli organizzatori la nuova edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato. Si svolge per 3 weekend a partire dal 12 novembre ed è un appuntamento ormai immancabile, anche per una ragione ambientale. Non può esserci tartufo di qualità se non abbiamo un ambiente sano, e allora è necessario investire sulla sostenibilità ambientale, costruire le condizioni perché quei luoghi siano sempre luoghi più sostenibili. Tutto questo è possibile sicuramente grazie al nostro impegno, ma soprattutto a quello dei tartufai, che mantengono vivo l'ecosistema e che permettono di far conoscere al mondo una delle nostre prelibatezze che porta San Miniato nella cima del mondo e che permette in quei giorni di farla capitale del tartufo toscano e nazionale. Uno sguardo infine ad un altro evento tradizionale molto apprezzato che ha a che fare con la letteratura. È il Fogliano Book Festival, in programma nella città aretina dal 5 al 19 novembre. Non solo libri, ma anche incontri, spettacoli, concerti da vivere intensamente. Ci sarà una seduta in più del Consiglio regionale il 2 novembre su un solo argomento, l'abolizione delle agevolazioni sul bollo auto per il noleggio senza conducente. Lo sconto era del 10%, la misura vale poco più di 9 milioni di euro. La decisione è stata presa nella prima commissione, ora passa subito all'esame dell'Aula. Per le decisioni sul bollo auto c'è una scadenza molto ravvicinata. In Commissione Sanità è intervenuto l'assessore Bezzini sulle politiche del personale in Toscana, argomento che trova spesso eco nel dibattito generale. Obiettivo dichiarato: una migliore distribuzione del personale. Durante i lavori dei commissari è emerso anche il sostegno alla proposta di istituire lo psicologo di base. E poi nella Commissione Ambiente via libera al bilancio preventivo e al piano degli investimenti di qui al 2024 del Parco della Maremma, e sì anche al bilancio dell'AMMA. Segnaliamo anche tra gli atti delle commissioni che hanno lavorato in vista delle prossime sedute la votazione favorevole al bilancio di Arti, l'agenzia per l'impiego. L'anno scorso la struttura ha preso in carico 182.000 persone.
In questi giorni si è chiuso per il momento il capitolo del rigassificatore. Quanti dibattiti qui in Consiglio regionale fin dalle prime notizie sul progetto e quante polemiche. Gianni spiega così il percorso, ma certamente in attesa di una decisione definitiva del governo e delle risposte finali di Snam ai dubbi ancora aperti. La decisione è stata presa che la nave può essere posizionata e quindi fornire il gas. È una decisione importante perché consente ora a Snam di vivere tutto il loro processo e percorso. Ecco, per quanto riguarda le opere di compensazione, quelle che Piombino si aspetta? Sono state assunte con una delibera di giunta che io ho messo poi allegato all'autorizzazione, e la delibera di giunta parte dal presupposto giuridico che l'intesa fra Regione e Stato per autorizzarlo passa da quelle opere che io lì ho indicato, che la Giunta ieri ha approvato. Martedì alla Camera, mercoledì al Senato, il governo ha ottenuto la fiducia e dunque è nel pieno delle sue funzioni. Particolarmente atteso era il primo intervento, quello a Montecitorio. Abbiamo chiesto ai presidenti dei gruppi che hanno una rappresentanza in Parlamento di esprimere un giudizio. Quattro di loro e un vicepresidente ci hanno risposto: cominciamo dal centrodestra. Un discorso chiaro, un discorso che non fa sconti in primis a se stessa. E soprattutto un discorso fatto improntato di coerenza e di grande rispetto per il ruolo che si va a ricoprire. Io non mi aspettavo un discorso fatto di promesse, un discorso fatto di impegni, e così è stato, se non l'unico, quello di agire sempre e soltanto nell'interesse del popolo italiano. Oggi c'è bisogno di quello, c'è bisogno di serietà, e credo che Giorgia in questi giorni già lo abbia dimostrato con che tipo di approccio si prepara a governare il paese. Beh, un discorso fatto anche di alcuni passaggi toccanti che hanno giustamente solleticato quelle corde emozionali di tutti coloro che hanno seguito l'ascesa politica e il percorso politico di Giorgia Meloni. Un bellissimo intervento, la dimostrazione di un cambio di passo, finalmente un governo di centrodestra con dei temi centrali come quello del lavoro, principalmente quello del caro bollette, dell'immigrazione, il tema delle tasse, il tema dell'energia, ma soprattutto veramente per la prima volta si sente parlare un leader di centrodestra di quelli che sono i bisogni oggi dei cittadini italiani e non di tanti temi ideologici che finalmente abbiamo messo nel cassetto. Cambiamo parte, andiamo al centro-sinistra con il vicepresidente del gruppo PD Pescini e il presidente di quello di Italia Viva Scaramelli. È un discorso chiaramente politico in cui rivendica una matrice, rivendica di destra, rivendica anche una prospettiva che per il Paese non è, secondo me, certo di progresso, ha anche una prospettiva piuttosto indefinita, che a parte alcuni accenni anche di rilievo rispetto alle questioni, pur parziali, rispetto alle questioni del fascismo, rispetto alle questioni della presenza femminile nella società, che sono però molto da sviluppare. Sul fascismo mi sembra un'analisi piuttosto superficiale, vista anche l'origine della Presidente del Consiglio. Sul resto, cioè sulla grande questione energetica, sulle questioni economiche, sulle questioni relative alla istruzione, alla sanità, mi sembra, per dirne solo alcune, mi sembra che ci siano indeterminatezze. Ma un discorso, a mio avviso, interessante, lontano dalla mia cultura politica, però un discorso da donna delle istituzioni, prima donna a guidare il governo della nostra Repubblica. Credo un discorso prudente, che abbia voluto rassicurare i partner europei, il collocamento atlantico e soprattutto i propri alleati. Credo che questo possa aiutare all'Italia, ognuno di noi vuole bene all'Italia, e credo che sia corretto augurarsi che questo governo possa iniziare a lavorare per il bene dell'Italia, affrontando quelle emergenze che sono così impellenti sia in termini economici che sociali per quanto riguarda il nostro paese. Infine i 5 Stelle con la capogruppo Galletti. Che giudizio dà del discorso della Premier? Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera ci appare chiaramente intriso di molta retorica, molti luoghi comuni caratteristici, tradizionali per una certa destra
molto conservatrice e che secondo noi rischia di mettere seriamente a rischio anche molti diritti che ormai sono stati riconosciuti dagli italiani, come quello all'aborto, ma soprattutto colpisce la totale assenza di risposte o indirizzi chiari per la risoluzione di problemi degli italiani, dell'economia, come quello del caro bollette, dell'approvvigionamento delle materie prime. I molti problemi riguardanti la sanità che ancora risulta essere duramente colpita dal Covid. Non ha parlato neanche dell'eventualità dello scostamento di bilancio. C'è un altro aspetto che ci interessa evidenziare e allora in questo caso partiamo da chi governa la Toscana. C'è qualcosa che vi ha colpito che può avere effetti sulla nostra regione? Mi ha colpito più quello che non c'è. Ad esempio sulla grande questione del rigassificatore non c'è niente rispetto alla comunità di Piombino, della Val di Cogna e del Golfo che insiste su quell'opera appena autorizzata. C'è un accenno veramente quasi per inciso ai corridoi tirrenici, c'è pochissimo sulle questioni sanitarie anche in generale e nulla sulle regioni più virtuose con la sanità più pubblica, c'è pochissimo sulla istruzione e sulla formazione. Mi sembra che colpiscano più le assenze che le presenze di fatti concreti nel discorso e di atti pronti nel discorso. Quindi credo ci sarà lungo lavoro da fare da parte di tutta la società e la politica toscana per dare conto delle nostre tante ragioni e delle nostre tante necessità. Elementi positivi per la Toscana ci sono nel momento in cui vorremmo affrontare, il governo vorrà affrontare la rimodulazione del reddito di cittadinanza, nel momento in cui si vorranno dare delle risposte importanti per le donne sugli asili nido per quanto riguarda il prolungamento degli orari, per quello che può riguardare una serie di questioni che riguardano investimenti infrastrutturali, mi aspetto anche e soprattutto sul rigassificatore di Piombino la continuità con quello che in queste ore ha fatto il presidente Ciani, quello di firmare l'autorizzazione a un intervento che ci rende autonomi da un unico fornitore e nello stesso tempo può portare dei vantaggi economici a cittadini e imprese, soprattutto quelli della costa tirrenica. Andiamo dal Movimento 5 Stelle. Ci aspettiamo che anche se non ha avuto nessun ministro toscano, questo nuovo governo abbia un'attenzione particolare per la nostra regione e per le molte questioni che da tempo attendono una risoluzione. Una di queste sicuramente riguarda l'energia, un problema che è di tutta l'Italia, ma che in Toscana vede la questione del rigassificatore. Qui possiamo dire che Giorgia Meloni è stata aiutata dal governatore Gianni, che proprio ieri ha firmato l'autorizzazione alla costruzione di un rigassificatore che di fatto bloccherà o rischierà di bloccare l'economia di un'intera zona con la semplice promessa di alcune compensazioni, un memorandum di intenti su cose che dovevano già essere state fatte da tempo. Ecco, ci auguriamo che ci sia un atteggiamento più attento nei confronti dei toscani e soprattutto di tutte le molte questioni come le infrastrutture che attendono una soluzione. E concludiamo con Fratelli d'Italia e Lega, parte molto attiva del governo, anche se questa volta non ci sono ministri toscani. Io mi auguro che il nuovo governo abbia interesse e attenzione alla Toscana, soprattutto in tre aspetti. In primis quello infrastrutturale. La Toscana 40 anni fa era una regione di vertice a livello nazionale per quanto riguarda le infrastrutture, oggi è una regione che paga un gap incredibile nei confronti delle regioni del nord. È una regione che non riesce a collegare il nord col sud, è una regione che ha una provincia, Grosseto, che è più vicina al Lazio che non al suo capoluogo, il nord della regione è completamente sconnesso dall'area metropolitana del centro, l'area produttiva, l'area dove vivono di fatto un terzo cittadini toscani, la piana tra Prato, Firenze e Pistoia, non è collegata con il principale aeroporto e il principale porto che stanno sulla costa, se non con la Firenze Pisa Livorno, che è una struttura, un'infrastruttura ormai dal terzo mondo. Auspichiamo tantissimi risvolti, sia sul tema appunto dei contributi a tutte le nostre imprese, a tutti i nostri distretti energivori della Toscana. Poi finalmente speriamo che con il ministro Salvini si sblocchino anche una serie di infrastrutture importanti come quella della Tirrenica,
dell'alta velocità, come quella di un'attenzione particolare alla costa toscana che troppo spesso dai governi di sinistra è stata abbandonata. Quindi noi auspichiamo e crediamo che questo governo finalmente anche in Toscana possa dimostrare come il centrodestra veramente governa. Questo lo fa già in tante regioni, ma questo possa essere un cambio di passo. Regionando finisce qui. Torniamo venerdì prossimo, sempre alle 21:15, dopo il TG della sera.